Lunga trasferta a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia per due pugili lucchesi accompagnati dal tecnico Massimo Bosio, Miguel Bachi e Bush Kinedu. Bachi, nella categoria degli 81 kg Youth, ha perso di misura i punti contro il pugile Malai Mendar della box piovese, un ottimo avversario, un boxer che ha saputo in parte imbrigliare la maggior mobilità dell'atleta lucchese che da parte sua non ha concretizzato alcune azioni a suo vantaggio. Complessivamente Bachi comunque non ha demeritato e saprà sicuramente far tesoro di questa esperienza. Bushkinedu ha disputato un bel match, a tratti anche duro, contro Samir Makolai della box piovese nella categoria dei 75 kg. La giuria ha decretato un pari sostanzialmente veritiero perché l'incontro ha vissuto su fasi alterne. Di fronte alla maggior potenza del pugile lucchese, che ha inflitto anche un conteggio in piedi a Samir, il pugile veneto ha espresso una migliore tecnica. Bush mantiene la sua imbattibilità e il suo record, parla adesso di 6 vittorie e 2 pari, e si prepara ad affrontare la prova di sabato prossimo nell'attesissima riunione organizzata dalla pugilistica lucchese a zone di Capannori. A partire dalle 20, 8 match dilettanti e poi intorno alle 22 due incontri professionistici con Nicola Inchiri, pugilistica lucchese Boxing Team San Giuliano Terme nei pesi leggeri, opposto a Michelino Di Mari di Siracusa, e poi il clou con i quarti di finale della categoria super piuma del trofeo delle cinture WBC tra Marvin De Mollari della pugilistica lucchese e Luca Angeletti del team Box Roma 11. Evento e match che si annuncia quanto mai incerto, perché saranno a confronto due giovanissimi professionisti di indubbie qualità e di luminose prospettive.